È un pareggio da non disprezzare, è un punto che rappresenta un altro piccolo tassello inserito nel puzzle che nelle intenzioni di dirigenza, staff tecnico e calciatori deve portare alla conquista della salvezza, possibilmente senza passare dai playout. Il Manfredonia e Franco 5 si tengono stretto lo 0-0 del Carrano contro il Santa Maria Cilento, Cenerentola del girone. Punto che accetto, perché alla vigilia avevo timore di questa trasferta, perché è chiaro che la Santa Maria Cilento crede nella salvezza, l'ha dimostrato cambiando l'allenatore, facendo sforzi per cercare di migliorare questa rosa. E poi è un momento secondo me importante, proprio perché questa poteva dare il là, vincendo contro di noi, poteva dare il là appunto a una rincorsa che secondo me è ancora possibile per poter salvarsi da questo campionato, che è un campionato difficile, per cui è chiaro, potevamo vincere con un po' di fortuna, di cinismo e anche direi di qualità, perché quello probabilmente ci è mancata, però è un punto che accetto perché, ripeto, so di aver giocato contro una squadra, lasciatemi usare il termine, disperata, e quando giochi contro squadre che cercano di buttare il cuore oltre l'ostacolo vai sempre in difficoltà. Terzo risultato utile consecutivo, tutti contro squadre campane, dopo il 2-2 di Angri e successo interno contro la Paganese. 29esimo punto in questo campionato per i Sipontini, a più 4 sulla zona playout, e domenica al Miramare pare che si vada verso le porte aperte. C'è lo scontro direttissimo contro il Gallipoli. Salentini decisamente in salute, hanno vinto 2 partite di fila, l'ultima domenica scorsa contro il Nardò, e 3 delle ultime 4 gare. Quest'anno il girone H credo che sia uno dei più tosti ed equilibrati di sempre. Io non mi sorprendo onestamente di nessun risultato. L'ho sempre detto, la prima con l'ultima può perdere, perché sono tutte squadre organizzate, forti, che credono negli obiettivi che si sono prefissati all'inizio del campionato. Quindi anche la vittoria del Gallipoli non mi sorprende. Domenica prossima sicuramente voglio una squadra disperata, perché per noi è fondamentale vincere. Sbagliare la partita domenica significa veramente rientrare in una situazione pericolosa, e questo non lo dobbiamo permettere. Quindi mi aspetto un Manfredonia, anzi sarà un Manfredonia altrettanto disperato.